Nella sala Santa Chiara a Laverna è stato presentato il libro Compito e Compitini, dedicato alla storia del borgo, alle pendici del santuario e legato alla figura di San Francesco, ricordato in modo particolare in un fontanile. È una edizione che dobbiamo ringraziare chi? È tutto il paese di Compito, perché noi non prenderemo niente, l'offerta sarà devoluta tutta alla parrocchia di Compito. Un libro che riunisce tutta una comunità, il cui ricavato è destinato interamente alla parrocchia di Compito, dove nella sua chiesa c'è anche una pregevole pala di Neri di Bicci. La cosa per cui l'abbiamo fatto era il ricordo da lasciare, il testimone da lasciare alle generazioni future, nella speranza che i nipoti e i nostri figli facciano a loro volta memoria e tramandino queste stesse tradizioni e molte altre per il futuro. I nostri paesi sono di aria pulita, di salubrità, di queste cose, ci si sta molto bene, sì. Qual è la cosa più interessante che devo capire dentro questo libro? Allora, secondo me sono varie le cose. Tra le altre, il cammino di San Francesco, che lambisce, passa, attraversa il paese, una nota storica e artistica importantissima, una pala di Neri di Bicci di cui parla la professoressa Bianconi, e i ricordi, di cui una caratterizzazione dalla professoressa Gabelli con il ricordo della scuola e della sua maestra. Siamo anche al confine tra le due valli importanti, che siamo il Casentino e la Val Tiberina, e Compito è l'ultimo paese di Chiusi della Verna che poi a qualche chilometro si entra nella valle della Val Tiberina. Ecco, questo è un altro punto di forza per Compito, proprio perché ci collega anche con la Val Tiberina.